CBD rappresenta in Italia la società di riferimento per le malattie infiammatorie croniche intestinali, è una società medica. Quest'anno abbiamo voluto essere presenti al meeting di Rimini perché riteniamo che sia necessario coinvolgere i pazienti, coinvolgere la popolazione per far conoscere delle patologie che molto spesso vengono nascoste come la polvere sotto il tappeto. Queste sono patologie importanti, sono patologie che coinvolgono una larga fetta della popolazione e soprattutto giovane e lasciano dei reliquati veramente molto importanti. È necessario parlarne perché parlarne permette di sensibilizzare nella diagnosi. Il problema del ritardo della diagnosi è un problema enorme. È necessario parlarne per poter stabilire insieme al paziente il percorso che il paziente fa insieme al suo medico per poter avere il meglio della terapia medica e della terapia chirurgica. Era importante parlarne anche per avere un rapporto diretto con i pazienti e l'esperienza che abbiamo avuto qui al meeting di Rimini è stata un'esperienza grandiosa, c'è stata una grande affluenza di persone, una grande affluenza di pazienti, una grande collaborazione e un'interazione ottimale. Riteniamo che sia un'esperienza che le società scientifiche devono fare e che sicuramente il GBD continuerà a fare.